oggi il vostro documentarista della Porta Accanto è in trasferta, ci troviamo infatti al mare, sul Mar Tirreno, Riviera Ligure, Riviera del Levante, Golfo del Tiguglio. Tante definizioni per dire che siamo a Sestri Levante, provincia di Genova. Eravamo convinti di fare un documentario sul mare d'inverno, quantomeno d'autunno, e invece guardate che bellissima giornata. Davvero estate e dunque una giornata al mare. Buon divertimento con questo filmato. Mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, 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 sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì. E che ogni tanto gli fa sentire l'onda. Mare, 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 ma sai che ognuno... Sestri Levante è il simbolo popolare di un classico paesaggio di mare in Liguria, per cui vale sicuramente la pena visitarle in qualunque stagione, ma mai ci saremmo immaginate di trovare l'estate in ottobre. Sono gli scherzetti del clima sempre mite di queste zone. Meno famosa della vicinissima e più glamour Portofino e delle adiacenti e rinomate Cinque Terre, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore, Sestri Levante era un vecchio paese di pescatori che salpavano sul loro gozzo, così si chiamano qui le barche di legno, solcando il Mar Ligure a caccia soprattutto di acciughe, pescate con la lampara, perché le acciughe sono attirate dalla luce. E ora Sestri si è splendidamente trasformata in una cittadina di 19.000 abitanti, località turistica piacevole e alla portata di tutti. Con tutte le caratteristiche tipiche di queste zone, i colori vivaci delle case, delle porte, degli scuri delle finestre, ma anche gli odori di mare, di salsedine e di pesce. Vista in un sabato pomeriggio di questo intenso azzurro, in mare e in cielo, la spiaggia di Sestri Levante può dare l'impressione di essere una spiaggia qualunque. Per passeggiare a piedi nudi sul bagnasciuga, sentendo l'acqua tiepida infrangersi sulle caviglie, o anche semplicemente per un lungo momento di relax, per leggere un libro in santa pace, per godersi il tepore del sole, per sfruttare l'ultima tintarella di un'estate insolitamente posticipata. Nelle pieghe della sua storia e dei suoi punti cardinali, Sestri Levante ha però delle particolarità tutte sue, che non divide neppure con la cugina Sestri Ponente. Intanto per una questione puramente geografica, Sestri Levante sta a est, Sestri Ponente sta a ovest, e fin qui c'eravamo arrivati anche noi. Piuttosto per la sua collocazione, diremmo quasi strategica, delimitata dai crinali che scendono dai colli circostanti, il Capenardo da una parte e l'Incisa dall'altra, in questa insenatura del Golfo del Tiguglio, ma anche per la forma stessa di Sestri Levante, definita non a caso l'isola tra i due mari. Intendiamoci, non c'è nessuna isola e non ci sono certo due mari. C'è solo la striscia di terra che fa da spartiacque e che costituisce Sestri Levante e che più che altro è una penisola, e c'è un solo mare, il Mar Ligure. Ma non direste la stessa cosa a vedere qualche fotografia dall'alto o anche solo l'inquadratura della nostra telecamera dalla chiesa dei Cappuccini? Sembra o non sembra un'isola? Sembrano o non sembrano due mari? L'illusione a volte non è solo ottica, ma è anche marittima. Sestri Levante è l'estremità sud-orientale del Golfo di Tiguglio. È l'antica segesta Tiguliorum, fondata dai Liguri Tigulli e considerata poi di notevole importanza anche dai Romani, grazie ai suoi collegamenti con il vicino entroterra e addirittura con la pianura padana. Nella sua storia, Sestri Levante fu dominio dei Conti Fieschi, nobile famiglia di Lavagna, e successivamente dei Visconti di Milano, e fece anche parte della Repubblica Marinara di Genova e poi del Granducato di Parma, e fu sempre fiorente luogo di commerci marittimi. Il cuore della città sorse sui resti di un'alluvione dei torrenti Gromolo e Petronio, che si accumularono nel tempo fino a formare una striscia d'argilla che finì per collegare la terraferma con l'isola che effettivamente stava di fronte a Sestri, questo fino all'11 secolo d.C. Ed ecco spiegato il motivo per cui isola viene tuttora chiamata quella striscia di terra che divide la Baia delle Favole dalla Baia del Silenzio.
nomi che già fanno riecheggiare qualcosa di magico, atmosfere d'altri tempi, anche in un'epoca di turismo di massa come la nostra. E i gabbiani se la godono al sole. Su queste onde sono di casa anche gli aironi cenerini, le garzette e i cavalieri d'Italia. Questa che vedete è la Baia delle Favole, la più grande, la più visibile, la più frequentata, dalle barche a riposo e dalle donne anziane che all'ombra giocano a carte, a ciapa chinze, parlando in un incomprensibile dialetto ligure. La Baia delle Favole è la prima che si incontra dal passeggio del lungomare, tutto contornato di splendide palme e statuari pini. Nel breve volgere di 25-30 anni qui è tutto cambiato, assicurano con un filo di nostalgia i sestresi a denominazione d'origine controllata. E lo confermeranno persino i fedelissimi della villeggiatura, ogni anno nella stessa spiaggia e nello stesso mare di Sestri Levante. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Stessa spiaggia, stesso mare, ma il resto è tutto cambiato, anche se nella maggior parte dei casi in meglio. Qui tutto dà la sensazione di ordinato, di pulito, di curato, dai giardini con le rose alle rotatorie spazzolate di fiori, dalla viabilità stradale ai parcheggi, a pagamento ma solo da giugno ad agosto, solo nel periodo di massimo affollamento. Un altro valido motivo per venire qui fuori stagione. Tutto è cambiato anche in spiaggia, qui nella Baia delle Favole. Prima gli scogli arrivavano solo a metà di quelli attuali. In seguito sono stati aggiunti tutti questi lastroni bianchi di marmo, quasi tutti rettangolari e spianati, fatti apposta per stendersi alla ricerca della bronzatura, ideali per arrivare un po' più in là di dove si potrebbe arrivare normalmente, con la sensazione di essere quasi in mezzo al mare. Ah, cosa c'è di meglio di un panorama simile, di una bella passeggiata sugli scogli per stuzzicare l'appetito? E infatti siamo pronti per andare ad assaggiare, a gustare le specialità di pesce di Sestri Levante. Del resto non c'è gita che si rispetti senza il lato importante gastronomico. Bene, siamo pronti, forza, andiamo al ristorante. Ed eccole alcune specialità tipiche della gastronomia ligure. Antipasto con patè soppressata di polpo, spaghetti alla ragù di polpo, il polipo che qui la fa da padrone, ravioli di ombrina al ragù di scoglio e bianco di orata con patate al forno prezzemolate. Ma se volete un semplice spuntino, è impossibile rinunciare alla classica focaccia alla genovese, leggera, fatta solo di farina, acqua e olio d'oliva. Sestri Levante non è solo spiagge mare, certo che no. C'è il Carugio, via 25 Aprile, la strada principale che, partendo dalla chiesa parrocchiale da una parte e dalla biblioteca comunale dall'altra, taglia a metà il paese, pieno di ristoranti, negozi e perle di artigianato locale e meta di pellegrinaggio turistico o di semplice struscio da sabato pomeriggio. A Sestri c'è anche la Galleria Rizzi, una pinacoteca con quadri di Raffaello, Rubens e Tiepolo. C'è l'antica chiesa romanica di San Nicolò dell'Isola. Ci sono molte ville, come Villa Balbi, trasformati in alberghi di grande stile. E c'era persino il castello, anch'esso diventato un grand hotel, con in cima la Torre Marconi, dove Guglielmo Marconi in persona fece i suoi primi esperimenti con la radio. Ma con una giornata così è un peccato non passarla il più possibile all'aria aperta.